41 anni fa è stato ripulito il greto del fiume Secchia. Chi ha governato in questi 41 anni? Comuni, province, regioni? Chi ha controllato, come neanche in Unione Sovietica riuscivano a fare, il territorio chiedendo i voti per promesse di lavoro o di posti di lavoro? A me piacerebbe che il fiume Secchia fosse ripulito, magari dai ragazzi dei centri sociali di Bologna. Io vorrei che i ragazzi dei centri sociali di Bologna venissero dotati di pala per andare a ripulire il fiume Secchia, così almeno dimostrano alle loro mamme, ai loro papà, che li hanno messi al mondo con un senso, e quindi poi possono tornare a fare quello che vogliono. Prima ripuliscono il fiume e poi tornano qua, magari però trovando vendesi all'ingresso del centro sociale occupato. Sto sperando di vincere il derby domenica e di ridare speranza a tanti emiliani romagnoli che erano rassegnati negli anni passati. Poi del centrodestra parleremo da lunedì avanti. A me di Renzi frega poco, Ignazio ha ragione, però il nemico di Renzi è Renzi. Si spegnerà da solo perché è talmente esaltato che sta promettendo tutti a tutti e poi gli tornano in saccoccione. Non è normalissimo uno che con mezza Emilia, che aspetta 13 miliardi di euro per ricostruirsi dopo il terremoto, ieri esce con la geniale idea: facciamo le Olimpiadi a Roma nel 2024, ma ricoveratelo nell'ospedale in Valmarecchia, ma rimetti a posto le strade, sistema i fiumi prima di pensare alle Olimpiadi del 2024. Hai dei problemi, ragazzo mio. E infatti non fa la campagna elettorale in piazza come abbiamo fatto noi, va a incontrare i grandi imprenditori, va a incontrare Confindustria.